Ciao, sono Mary e ho 16 anni. Ditemi un po', vi piacciono i film sull'apocalisse zombie? I morti viventi non vi spaventano? Siete proprio tosti! A me fanno paura! Secondo voi è una cosa che può succedere per davvero? E in quel caso dovremmo scappare e nasconderci dagli zombie? Scrivi nei commenti quello che pensi. Intanto voglio raccontarvi la storia di quello che ho trovato a casa mia e ciò che è successo. Io e i miei genitori ci siamo trasferiti in una nuova città, in una semplice casa su due piani, con un giardino verde e un barbecue. Sono sicura che molti di voi vivono in un posto simile, ma un giorno, mentre i miei genitori erano fuori, ho scoperto un posto segreto nella casa nuova. Stavo scendendo le scale per andare al piano terra, quando uno degli scalini ha fatto un rumore strano. Perché proprio quello scalino? Chiaramente in un altro momento non ci avrei fatto caso, ma ero annoiata. E ho deciso di indagare più a fondo. L'ho toccato e ho capito che non era stato fissato e che si poteva muovere. Sul lato c'era una maniglia nascosta. L'ho tirata e una parte delle scale si è aperta come se fosse una porta. Wow! Sotto le scale c'era una piccola stanza nascosta, lontana da occhi indiscreti. Ho tastato le pareti alla ricerca dell'interruttore della luce. Quello che ho visto mi ha inizialmente spaventata. Lì sotto c'erano degli strumenti inquietanti. Sulle pareti erano appesi dei quadri che sembravano provenire da un libro di anatomia. E nell'angolo c'era una tuta. Era ricoperta di spuntoni e di catene. Che cos'era e a che cosa serviva? Quando mi è passata la paura, mi sono infilata nel rifugio sotto le scale e ho iniziato a esaminare tutto con attenzione. Da vicino quegli oggetti non sembravano più così spaventosi. La stanza segreta sembrava il covo di un appassionato di zombie. C'erano molte scatole con all'interno dei fumetti sugli zombie. E io amavo i fumetti. Quindi mi sono fermata a leggerli fino a sera, quando i miei genitori sono tornati a casa. Da quel giorno la stanza segreta è diventata mia. Mi nascondevo dal mondo, godendomi la solitudine e i fumetti. A un certo punto ho persino desiderato che iniziasse un'apocalisse zombie, anche se non ci credevo. Lì c'era tutto il necessario per sopravvivere. Una pila di cibo in scatola e di pasta. Una tanica di benzina e un volantino di Allerbam, una compagnia farmaceutica che si trovava nelle vicinanze. Ma più tempo passavo nella stanza sotto alle scale, più mi chiedevo chi fosse il precedente proprietario. Chi aveva collezionato tutte quelle cose? Mi sono immaginata un pazzo con i capelli arruffati e gli occhi da selvaggio. Ho riso dell'idea che mi ero fatta dell'ex proprietario di questo rifugio, ma ero ancora curiosa e quindi ho deciso di cercarlo. Ho chiesto ai miei genitori delle informazioni riguardo ai precedenti proprietari della casa e ho scoperto che avevano un figlio, un ragazzo della mia età che si chiamava Theodore. Molto probabilmente quello era il suo nascondiglio. L'ho cercato su internet e ho scoperto l'indirizzo della casa in cui Theodore e i suoi genitori si erano trasferiti. Si trovavano nella nostra città, ma in un altro quartiere. Ho trovato la loro casa abbastanza in fretta. Era molto simile alla nostra. Ho guardato oltre la recinzione e ho visto un ragazzo in giardino. Era seduto e stava leggendo un libro. L'ho chiamato e gli ho chiesto: Ehi, per caso ti chiami Theodore? Il ragazzo mi ha guardata con sorpresa e si è avvicinato. Sì, sono io, e tu chi sei? Il ragazzo era piuttosto carino. Aveva uno sguardo triste e intelligente. Non assomigliava al pazzo ossessionato dagli zombie che mi ero immaginata. Ho detto a Theodore che mi chiamavo Mary e che vivevo nella sua vecchia casa. Volevo soltanto conoscere i residenti precedenti. Il ragazzo ha sorriso e ha detto che era giusto. Mi ha presentata ai suoi genitori, che erano delle persone davvero piacevoli. Abbiamo bevuto un tè e abbiamo chiacchierato. Ma per sicurezza avevo deciso di non dire niente sulla stanza segreta sotto alle scale. Da quel giorno io e Theodore abbiamo iniziato a costruire un rapporto di amicizia. Era intelligente e colto. Parlare con lui era interessante. Inoltre avevamo molto in comune. Per esempio, entrambi amavamo i fumetti e passavamo ore a parlare delle avventure dei supereroi. Una volta, durante una conversazione di questo tipo, gli ho chiesto: Tio, i fumetti sugli zombie che ci sono nella stanza sotto alle scale sono tuoi? Ci ha pensato per un momento e poi ha risposto che non se lo ricordava. Mi è sembrato strano. Dopotutto ero sicura che il nascondiglio segreto fosse appartenuto a lui. Così, un giorno, mentre i miei genitori non erano a casa, l'ho invitato da me. Quando è arrivato gli ho mostrato la stanza segreta. Tio era sorpreso, come se la vedesse per la prima volta. Ho acceso la luce. Dopo che Theodore ha esaminato le cose che c'erano nella stanza, ha detto:
Wow, che figo! Ha iniziato a curiosare in giro. Non capiva ancora perché non si ricordasse di quella stanza. Forse non era stato lui ad arredarla. Ma i miei dubbi sono spariti quando improvvisamente Tio ha detto: Penso di ricordare! Questi sono i miei fumetti! Non li vedevo da un sacco di tempo! Dopodiché abbiamo iniziato a leggere insieme le storie sugli zombie. Eravamo così presi che non ci siamo accorti quando i miei genitori sono tornati a casa. Ovviamente non ci hanno trovati e abbiamo trascorso delle ore a ridere a bassa voce. Stavamo sempre nel nostro nascondiglio nel caso di un'apocalisse zombie. Alla fine Theodore si è ricordato tutto, come aveva riunito tutte quelle cose e come aveva trascorso il suo tempo lì. Mi ha raccontato della teoria complottista su cui aveva investigato. Si trattava della compagnia farmaceutica Allerbaum, che si trovava nella nostra città. Tio aveva scoperto che stavano facendo delle ricerche segrete e che stavano per rilasciare un farmaco che avrebbe trasformato tutti in zombie. Ho riso e io ho risposto che era proprio un sognatore. Ma Theodore in modo serio mi ha detto: Non mi credi! Nessuno mi crede! Ma è vero! Non mi sono più permessa di ridere di lui. Theodore aveva una fervida immaginazione. Ha iniziato a passare molto tempo nel nascondiglio sotto le scale, disegnando e progettando qualcosa. A volte, quando tornavo da scuola, lui era già nella stanza segreta. Era sempre lì e ha iniziato a spaventarmi un po'. Tio era diventato nervoso e agitato, quindi ho deciso di mettere fine a quella situazione e di non invitarlo più a casa mia. Ma prima di riuscirci, Theodore è sparito. Un giorno ho guardato sotto alle scale e lui non era più lì. Insieme a lui erano spariti anche alcuni oggetti. Ero preoccupata per lui, non ero dispiaciuta per le cose che mancavano. Ma perché Theodore le aveva prese? Ho pensato che stesse per succedere qualcosa di brutto, quindi sono corsa a casa sua. La mamma di Tio ha aperto la porta e mi ha detto che non era a casa e che non tornava a casa da molto tempo. Era molto preoccupata, ma dopo che le ho detto della stanza segreta e di come Theodore aveva reagito, era sconvolta. Cosa hai fatto? Ha urlato sua madre. Ha iniziato a correre per casa e a fare delle telefonate. Cosa sta succedendo? Le ho chiesto sorpresa. A quel punto la signora mi ha raccontato una storia orribile di suo figlio. Ho scoperto che quando vivevano in quella casa, Theodore aveva trovato un ripostiglio sotto alle scale e lo aveva trasformato nel suo nascondiglio. Ai suoi genitori non importava. Tio aveva sempre amato i fumetti, soprattutto quelli sugli zombie, quindi aveva fondato un fan club lì sotto. All'inizio tutto andava per il meglio, ma con il passare del tempo era diventato ossessionato dall'idea dell'apocalisse zombie. Alla fine era impazzito. Aveva preso una tanica di benzina ed era andato ad Allerbaum per bruciare lo stabilimento. Credeva sul serio che il loro intento fosse quello di trasformare tutti in zombie. A quel punto ovviamente era stato fermato dalla polizia ed era stato spedito in una clinica psichiatrica per 6 mesi. I suoi genitori avevano dovuto cambiare casa in modo che niente ricordasse a Tio la sua ossessione per gli zombie. Stavo iniziando a realizzare quello che avevo fatto. Avevo ricordato a Theodore ciò che i dottori avevano cancellato dalla sua memoria e lui era tornato ad essere quello che era un tempo. Dovevamo salvarlo. Io e la mamma di Tio abbiamo preso la macchina e siamo andate alla compagnia farmaceutica. Ovviamente Tio era lì e stava facendo qualcosa di stupido. Ora era esattamente come lo avevo immaginato all'inizio. Spettinato, pazzo e con uno sguardo da selvaggio. Ero spaventata, ma ho urlato comunque. Tio, fermo! Stai commettendo un errore! Ma lui ha risposto con convinzione. Tu non capisci! Presto rilasceranno un nuovo farmaco e tutti si trasformeranno in zombie! Anche la mamma di Tio ha provato a parlargli, ma lui non voleva ascoltare nessuno. Non riesco a immaginare come sarebbe finita se la polizia non si fosse presentata e se non avesse arrestato Tio portandolo via in macchina. Alla fine la madre di Tio è venuta da me e mi ha detto in lacrime. Ti proibisco di avvicinarti a mio figlio! Hai capito? Altrimenti ti denuncio! Quando se n'è andata, sono rimasta sulla porta per diverso tempo, pensando all'accaduto. Ovviamente non volevo avere niente a che fare con questo ragazzo dopo quello che avevo appreso sul suo conto. Ma come avevo fatto a non accorgermi che era pazzo? Quando sono rientrata a casa, ho deciso di liberarmi di tutta quella roba sugli zombie. Avrei potuto vendere i fumetti su internet a dei fan come Tio. Poi, casualmente, ho visto sullo schermo del mio telefono una notizia. La compagnia farmaceutica Allerbaum, dopo molte ricerche, ha rilasciato un nuovo farmaco. Cosa? Mi sono venute le vertigini. No, ovviamente non avrebbe senso. Ma se Theodore avesse ragione,
Non credo nell'apocalisse zombie, ma per ora ho deciso di non smantellare la stanza segreta sotto alle scale. Voi pensate che sia possibile che Tio sia mentalmente sano? E che noi siamo tutti pazzi e non riusciamo a notare quello che succede nel mondo? Condividete la mia storia. Non so cosa fare,